Amo, com'è ribella con quella tendenza in mano? Ti vidi un giorno a Piazza Bellini da lontano. Guardavo il tuo ancheggiare, barcollare, e decisi quasi subito di venirti vicino, amo. Per stare ai tuoi passi me ne bevi anch'io 4, 5, 6, e incominciai a parlare con te. E dai primi sguardi, dalle prime parole che mi dicevi, io capii subito che tu eri una ragazza piena di valori, alterati. Cominciammo a frequentarci, parlavamo del più e del meno, del perché le tennis costavano così poco, 1,50€, 2€, e capimmo dopo uno studio approfondito che venivano dalla Polonia. Ed era bello quando ci guardavamo insieme le nostre transaminasi, crocetta in più, crocetta in meno, quello che ci legavano erano particolarmente le crocette. Stavano dappertutto, amù, e stavamo così bene. E io un giorno veramente capii che tu mi amavi. Quando mi guardasti negli occhi, ballando per terra, dicesti vicino a me, dicesti: amù, amù, com'è bello sbandare con te. Amù. Capimmo dopo un po' di tempo che cominciammo anche a stare di più insieme, che ci guardavamo molto spesso in quegli occhi appannati. Capimmo dopo un po' di tempo che veramente eravamo pronti per compiere il nostro grande passo. Lo volevamo fare già da tempo. Saremmo andati là in quella valle, in Portogallo, a quel grande rave minimal, dove finalmente avremmo potuto coronare il nostro sogno. Ci saremmo fatti insieme quel grande beverone LSD, MDMA, mescalina, cocaina, anfetamina e per finire anche un po' di eroina. Saremmo stati benissimo, amore. E dopo, scesi in quella spiaggia laggiù, saremmo andati insieme nella nostra capanna. Amore, ietti, amore, 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 due cuori, una capanna. Amore.